posso restare ancora accanto a te. Anche se... Telefono. Quest'ora. Pronto? Ma quando è successo? Aldo, ti giuro che se perdi questo film io ti lascio. E non solo come agente. Sento che devo andare. Chi è sta madre? È la figlia. Rita aveva una figlia. Già. Chi è il padre? Sei tu. Aldo. Aldo! Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito. Un saluto anche a Sara Seraiocco e Alessandro Haber. Buongiorno. Benvenuti, grazie, benvenuti al Corriere dello Sport. Grazie. Per entrambi è la prima volta. La prima volta. Prima di addentrarci in argomenti sportivi che sappiamo, Alessandro essere esperto, ma Sara essere un non plus ultra, giusto? Insomma, un po' così così. Va bene, cominciamo a parlare del film per il quale siete qui oggi. In viaggio con Adele. È un film che è nei cinema italiani, che è uscito nei cinema italiani e che parla di questo viaggio on the road di due personaggi molto diversi l'uno dall'altro, ma che insieme riescono a stare bene insieme. Si parla di Aldo, che è un attore di teatro molto egocentrico, molto ipocondriaco. Mi vuoi raccontare tu qualcos'altro su tutto questo? Beh, personaggio, tanto sono due solitudini, due persone. Aldo è un attore di teatro, un trombone, uno che ha il cavallo di battaglia, il suo Cyrano, non ha mai fatto cinema, è egocentrico, ipocondriaco, è anaffettivo, non ha rapporti veri con nessuno, usa tutti, è un egoista, degano, non fuma, non beve vino, al contrario di me naturalmente, e ha questa grande occasione di fare un film finalmente in Francia con un grande regista francese, e da lì a poco deve essere, ha un appuntamento, ma ha un agente che è Isabella Ferrari, che lei è innamorata di lui, ma lui fa finta di esserlo. E gli arriva una telefonata e gli dicono da una persona, e gli riferisce che Margherita è morta. E dice, Margherita è stata la sua ex compagna di tanti anni prima, forse con lei ha avuto un piccolo sentimento, infatti decide di andare al funerale. Quando è lì, la sorella di Margherita gli rivela che Aldo ha una figlia. E lui, naturalmente, cioè non ci posso credere, una figlia, ma mai pensato nella sua vita di avere una figlia. L'ha tenuta nascosta perché sapeva benissimo che quell'attore non avrebbe mai accudito, aveva altri progetti, altre... Dice, guarda, bambina, dice, dovresti portarla, da che io sono, abito in Svizzera, dice, la bambina, potresti portarla, accompagnarla dalla nonna, e nel viaggio magari gli riveli che sei il padre, se vuoi. Lui naturalmente non lo farà mai, cercherà di scaricarla in tutte le maniere, ma non riuscirà mai a scaricarla, perché accadono sempre, continuamente, delle cose, degli imprevisti. Ed è un personaggio che lentamente, attraverso l'incontro con questa ragazza, dolcissima, un batufolo, sola, che ha le sue, elabora i discorsi in maniera così diversa, neurodiversa, per cui questa, Aldo imparerà molte cose, imparerà forse a conoscersi meglio, e forse capirà e intuirà un nuovo sentimento che si chiama amore. Cioè, è un film molto molto particolare, molto bello, molto, non sembra neanche un film italiano. Tra l'altro è vero che c'è anche un respiro internazionale, perché tu lo vedi e non pensi che sia in realtà, è vera questa cosa, cioè sembra quasi un po' francese, ma anche sì, un po' americano, c'è un po' di... Tra è l'altro bello. Il regista, no, ha avuto un successo Alessandro l'altro giorno, Alessandro sì. Capitani, una sua opera prima, la sceneggiatura di Nicola Guaglianone, ha scritto Gicrobò, insomma è un grandissimo, grandissimo sceneggiatore. Insomma, siamo molto contenti, perché sai, ogni film ha una sua storia, non sono mai delle certezze. E invece questo è cominciato... Perché è stato presentato come preapertura alla Festa del Cinema di Roma ed è andato benissimo, ci sono stati tantissimi applausi. Sara, parliamo della tua Adele, che è appunto neurodiversa. A me la cosa figa, ti dico, del tuo personaggio è che utilizza questi post-it per schedare tutto, diciamo, no? Ed è bellissima la scena iniziale, la dico perché sta proprio all'inizio, sì. Muore la madre e lei appiccica in fronte la scritta mamma morta, così siamo sicuri, così sei sicura che è morta. Raccontami un po', insomma, il tuo personaggio, perché ti dicevo prima che tu nella tua carriera, no, che tu, uno dice, Sara Seraiocco ha già molta esperienza cinematografica, hai fatto tantissimi film, soprattutto hai fatto tanti film complicati, non facili, no? Io ti ricordo, ad esempio, hai fatto
sono figlia di uno dei testimoni di Geo, hai fatto una ballerina senza braccia nel film di Cosimo Gomez. Una cieca. Sì, hai fatto una cieca di cui appunto Alessandro tu ti sei innamorato artisticamente di Sara vedendo quel film. E gli ho predetto una grande carriera, avevo capito che il talento è... E per fare Adele, come riesci ad entrare in questi personaggi così complicati? Insegnacelo, non è facile. Non a lui, ovviamente, a me. ma è sempre complicato per tutti noi, anche se è un'esperienza, non ci sono mai certezze, insomma. Sì, non ci sono mai certezze su questo lavoro ed è sempre come intraprendere un nuovo percorso. Interpretando Adele mi sono divertita tanto perché ho cercato di darle sfumature comiche ma allo stesso tempo profonde, drammatiche, e lei è una ragazza che indossa questo pigiama a forma di coniglio e vive nel suo mondo, etichetta tutto attraverso post-it, è una ragazza che vive nel suo mondo e utilizza questo pigiama come corazza per difendersi, ma tramite, conoscendo suo padre, l'incontro con Aldo, scoprirà come donarsi all'altro e imparerà ad amare. Naturalmente lei non lo sa, però alla fine, non dico niente, ma insomma è così, è una bella storia. Si ride tanto anche e soprattutto lungo il viaggio che voi fate insieme, no? Si riflette anche molto, ovviamente. E, è divertente, dico soltanto alcune, non le dico ovviamente tutte, dico tutte quelle che stanno all'inizio, no? È molto bello anche quando ti chiamano la mattina, tu stai a letto con Isabella Ferrari e ti squilla al telefono, rispondi e fa: è morta Margherita. E Isabella fa: ma chi, Margherita Bui? Perché proprio lei pensava che fosse, capito, tutto legato al mondo del cinema, del spettacolo. Invece, perché questo film, tu entri anche in competizione con Tony Servillo, sì, perché c'è questo film, tu devi andare a fare questo film in Francia, questo provino, sì, no? Sì, sì. Diciamo che lui è stato quasi scelto, Aldo, però è un altro papabile è Servillo, che tra l'altro è un amico che io stimo profondamente, insomma. Nel film no, però. No, ma nel film perché quando c'è la concorrenza, sai, certo, poi, certo. Mentre Servillo film ha fatti tantissimi, Aldo, questo personaggio che faccio, non ha mai fatto cinema, per cui insomma mi seccherebbe molto, questa occasione è unica, è ripetibile, per cui dice che l'ha fatti tutti, anche stavolta, però insomma accetto con grande affetto, perché anzi nominarlo vuol dire che è gratificante anche per lui in qualche modo, insomma. Ma sai, è un grande, un bellissimo viaggio, un viaggio del cambiamento, sono belli i personaggi perché hanno un risvolto, cominciano in un modo e finiscono in un altro, e questo è dipende dalla sceneggiatura. Prima il lavoro, come diceva, ma il lavoro come si fa questo lavoro? Si fa perché c'è un buon sceneggiatore che ti dà già degli input, che già ti, e poi ci vuole un regista che sappia contenere tutto, che sappia calibrare, e poi ci vuole la sensibilità, cioè il talento, quello non te lo regalano, o ce l'hai o non ce l'hai. E lei ce l'ha, e allora se sono intuizioni strane, se io non sono di quegli attori che, ma devi fare un galeotto. Gli americani vanno un mese in galera, ma incazzate. Solo uno ha capacità, non ha bisogno. Ma, Sara, senti, quanto è stato importante per te recitare a fianco, insomma, un'istituzione del cinema italiano come Alessandro? No, insomma, sei oggettivo, insomma, il curriculum parla per te. Tantissimo, perché Alessandro riesce a trasmetterti l'amore per questo lavoro. Mm. E penso che non sia solo un attore, ma un artista a 360 gradi. È una persona istintiva, una persona che ti trasmette, con cui io sono riuscita a creare una sinergia, un'empatia fortissima. Let them show your true colors. Ti voglio tanto bene. E voglio sempre stare con te. Sempre? Cioè tutti i giorni, tutto il mese, tutto l'anno?